Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 14° appuntamento con la nostra serie di Minecraft. Signori, io sono Maullo941 e prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date a serie e al canale. Allora signori, come potete vedere abbiamo già un elmetto toro in testa. Siamo pronti oggi per andare nell'esplorazione del Nether. L'unica cosa che voglio fare in più effettivamente è qualche torcina, così siamo coperti. Non si sa mai, e quasi quasi, signori, per non sapere né leggere né scrivere, visto che comunque stiamo andando nel Nether, io mi farei anche un bellissimo scudo, cosa che io non ho mai fatto, non ho mai utilizzato più di tanto, però secondo me potrebbe tornare sempre utile in questa occasione. Ci portiamo anche una crafting table. No, veramente ce l'abbiamo già di là la crafting table, quindi è inutile che ne andiamo a costruire un'altra. Il cibo ce l'abbiamo, così parliamo con lo scudo. Bene, signori, non perdiamo tempo e partiamo con il viaggio nel Nether, signori. Ci proviamo. Non faremo grandissime esplorazioni. E dobbiamo semplicemente capire dove siamo, capire da cosa siamo circondati e recuperare dei materiali. Perché ho deciso che qua utilizzeremo il legno del Nether per fare questo giro, perché così non mi piace per niente. E qui metteremo la luminite quando la troveremo. E ok, e basta, signori, e basta, e basta. E ovviamente il legno rosso, quello blu non mi fa impazzire. Signori, siamo nel Nether, signori. Porca paletta umbriaca. Se riesce a caricare, ce la fa a caricare secondo voi? Sì, ce l'ha fatta. Ok. Non mi sembra male come inizio. Ok, là ci sono dei magma block con i quali non abbiamo mai avuto un ottimo rapporto. Qui c'è della luminite che mi interessa. Là c'è un piglin, meno male che abbiamo il berretto d'oro. C'è del quarzo che io zitto zitto mi recupero. Dici, ma che ti serve il quarzo? Niente, signora, a fare esperienza e a sbloccare nuovi achievement. Recuperiamo sto quarzo così velocemente, anche se non ci serve a niente, quindi fermiamoci così. Là c'è della lava, anche qui c'è della lava. Allora io per prima cosa, signori, andrei a prendermi le coordinate, che non è cosa sbagliata, decisamente non è cosa sbagliata. Allora, perché noi dobbiamo sempre essere più furbi del gioco, sembra che non ci stia per attaccare nessuno. Ok, quindi apri il libro e abbiamo a capo portale Nether casa, e andiamo a mettere X meno 23, non sbagliamo queste coordinate se no siamo persi. Y 55 55, ok. Z non lo vedo, cazzarola. Quanto? Z è meno 10, ok. Z è meno 10, giusto? Meno 23, 55 e meno 10 che l'abbiamo visto prima. Perfetto, signori. Così quantomeno sappiamo come tornare a casa e non è cosa sbagliata. Decisamente no, decisamente sì. Qualche slime si sta già avvicinando? No. Allora, io intanto direi di recuperare questa luminite che mi piace tantissimo, ma in una posizione bruttissima. Ok. Intanto rompiamola, che mi sembra la cosa più giusta da fare. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Dovrebbero bastarmi tutti questi blocchi luminite. Penso di sì. Ma noi siamo ingordi, quindi recuperiamoci pure questa luminite. Ok, te mi piglio pure questa. Affanculo. Allora, bene, 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 bene. Così, così, così. Ok. E la luminite l'abbiamo recuperata. Ne abbiamo a iosa? Abbiamo recuperato 36 pezzi. Va bene, per fare i miei quattro blocchi mi basta. Là abbiamo della sandstone col quale possiamo. Cosa cazzarola sei tu? Ok, niente, niente interessante. Ok, mi sto muovendo liberamente blocchi di ossa che mi potrebbero servire per questa. Recuperala. Sì. Mi piace l'idea delle torce blu, signori. Mi piace l'idea delle torce blu. Si fanno come cazzo si facevano le torce blu? Sai, non me lo ricordo. Ho un lapsus terribile. Ma in qualche maniera si faranno. Noi lo scopriremo successivamente. Lo scopriremo successivamente. Recupero qualche altro blocco perché poi mi serve. No, mi serve. Può tornare sempre utile. Vabbè che ce l'abbiamo dietro casa, però una volta che ce l'abbiamo, scusatemi, la recuperiamo, che poi mi secca tornare nuovamente qui
Allora, ricordiamo pure un pochino di questi blocchi d'ossa. Madonna mia, che lento. Così possiamo anche incrementare un attimino bravissimo, le nostre zone di cibo e non dover mangiare solo più angurie, ma possiamo incrementare anche le patate. E se noi dovessimo riuscire a trovare le carote, possiamo anche incrementare le carote. Perfetto, così. Allora, calma e sangue freddo. Oh, io di solito nasco dove cazzo ci sono tutti gli alberi e tutte le zone brutte. Oh, stavolta niente alberi, tutto brutto a prescindere. Allora, là abbiamo dell'altro quarzo. Ma qua vedo laghi di lava infiniti. Ok, vogliamo tornare indietro. Proviamo a salire di là sopra, vediamo che ci sta là sopra. Quanto odio la Sandstone, quanto proprio la odio in maniera smisurata. Ok, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Trovassimo una fortezza subito così su due piedi, signori. Ok, niente di interessante. Andiamo di là. Tutto questo io non ricordo niente dove è il nostro portale. Però, tranquilli. Là c'è uno scheletro rompiscatole. Ok. Che ora sicuramente ci vedrà e ci romperà le scatole. Eccolo. Dai, così. Dai, dai, dannaggia a te a chi non te lo dice pure. Grande, grande soluzione quella dello scudo. Allora, ok. Di là non vedo niente di interessante, signori. Continuiamo la nostra esplorazione? Continuiamo la nostra esplorazione. Dov'era il nostro portale? Boh, non ne ho più pallida idea. Però per ora ci stiamo inoltrando. Là ci sono le colonne di calcite. Che cazzo era la calcite quella lì? Non me lo ricordo. Pigman, zona di ossa. Di qua passo o muoio male? Di qua passo. Ok, scavo un poco. Fai una scaletta carina e coccolosa. Grazie. Ok, musiche sempre più allegre. Che cosa carina. Nether lo migliorano sempre di più, signori. Già ti trasmette ansia così. Poi con le musichine che loro ci mettono. Quelli sono alberi? Non capisco cosa cazzarola sono quelle cose. Sì. Sono alberi, signori. E anche i cosi così rossi. Sì, ok. Abbiamo raggiunto una foresta. E questo era il nostro primo obiettivo, signori. Ovvero recuperare tutta questa legna di qua. Dai, così. Dai, 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 dai. Recupera, recupera. Recupera. Siamo dei falegnami. Dai così. Quanta me ne serve? Ma giusto un pelo per riuscire a fare quello che ho in testa di fare. Sti cosi rossi possono essere carini. Ma potrebbero non essere del tutto male, sapete? Queste sono le foglie, ma le foglie a me non servono, mi serve l'albero. Ok, recupera l'albero, dai, dai. Recupera l'albero, ti ho detto, non devi recuperare le foglie. Ok. Non si sta incacchiando nessuno, quindi siamo in una zona tranquilla. E così così questi me li porto a casa, signori. Ma così come li rompo questi? Ma penso sempre con l'ascia, no? Sì, e come cazzo te recupero? Dove sei finito? Là. Ok, rompi pure questo. Ah, quello lì è molto al limite. Dai così. Dai così, dai così. No, quello lì lo perdiamo sicuro, signori. Quello lì finisce nel baffancucchio. Allora, tanto abbiamo detto ci mettiamo a mettere l'alluminite là. Quindi che cazzo la sto recuperando a fare queste cose? Ok, recupera, le recupera. Là c'è un ominidi, gli ominidi che camminano nella lava. Ok, va bene. Fondamentalmente non ci servono più di tanto gli ominidi che camminano nella lava. Ok. Questo riusciamo a fare un salto così, perfetto. Ok, quanta legna abbiamo recuperato? Abbiamo 36 luminite, due di questi cosi che sono fungolume. Ok, gli alberi? Da cazzo lo sanno gli alberi? 35, 35 sono un po' così. Io questi per forse per prendere questi mi servono le cesoie. Vediamo. Vediamo se io con la cesoia riesco a recuperare questi, sì, perfetto. Così abbelliamo anche un attimino la zona, perché giustamente il fuoco non lo possiamo mettere. Non è consigliabile, come si suol dire, mettere il fuoco sul legno. Decisamente no. Quindi recuperiamo un po' di questi. I funghi no, sinceramente, i funghi mi fanno cagare a prescindere. Dai, così.
Ok, recuperiamo ancora un pochino di legno. Va bene, signori. Tutto questo, una cosa è chiara, siamo in una zona di merda, ovvero non c'è assolutamente l'ombra di una fortezza nelle vicinanze. La potevamo immaginare? Sì, decisamente sì, signori. Era abbastanza immaginabile questa situazione. Però speravo di essere un attimino fortunato. E invece no. Tutto questo per fortuna non stiamo incontrando nemmeno uno di quei maialozzi che sono una cosa terribile. Va bene così, va bene così. Quello non ci riusciremo mai a distruggerlo tutto. Però va bene, va bene, va bene. Prendiamo questo. Prendiamo anche quello sotto. Ok, e anche questo sotto. Perfetto. Mangiamo le nostre bellissime angurie. Ok, a quanto siamo? 42. Secondo voi mi bastano 42? Ma io penso di sì. Anche perché quella foresta si allarga molto bene. E questo è molto interessante. Io non sto mettendo torce. Carne! Qui è morto un maialozzo. Qui è morto un maialozzo. Ci sono dei pigmen. Là c'è fuoco e fiamme, dal quale non ci posso arrivare di qui. Là c'è un altro piglin. Allora, di qua dovrebbero esserci tutti vuoti assurdi. Là c'è un ghast che ho visto passare, mannaggia lui. Recuperiamo quest'ultimo albero che non riusciremo a tagliare tutto, ma non ha importanza. Riesci a salire, zio? No, non riesce a salire. Non riesce a salire. Mi dai un attimino la terra così riusciamo a fare un pochino più di spazio. Ok, e dai a rompere tutto quanto questo. Dai così, dai, 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 rompi, rompi, rompi. Questo ce lo portiamo tutto a casa. Tutto a casa, tutto a casa. Occhio al ghast che se ci vede, ci colpisce, ci fa volare da qua. Non è bellissima come cosa. Ok, di lì non c'è più niente. I fungo funghi non li ho presi più, signori, perché sinceramente non me ne faccio nulla dei funghi funghi. Voglio metterci la luminite a fianco al coso. Va bene, io direi che come prima volta di esplorazione del Nether potrebbe anche bastare, signori. Senza troppi. Troppe pretese, senza troppe pretese, con tranquillità, mo ce ne torniamo a casa. Se riusciamo a ritrovare la strada di casa, che sarebbe, non sarebbe male come idea. Non sarebbe per niente male come idea. Allora, vediamo un attimino se riesco a. Eccolo, bastardo. Io non ho nemmeno l'arco, non ho nemmeno l'arco. Mi fate vedere un attimino le quali. Meno. Ok, quindi intanto una direzione giusta in questo, da questo lato. Occhio però al ghast, ciao piccolo piccignaccolo. Occhio a non cascade sotto, che se morimo famo una figura di merda. Allora, là c'è uno scheletro. Di qua possiamo passare? Sì. Tu però già lo so che mi romperai i maroni in maniera pesante. Ok, mannaggia a te e a chi non te lo dice pure. Anche voi dovete morire male. Voi a prescindere dovete morire male subito. Cosa cazzo sono venuto a fare qui? Calma e sangue freddo, signore. Calma e sangue freddo. Siamo in un attimino in una situazione un po' drammatica. Ok. Ora mo ci sta nuovamente il nostro amico scheletro. L'importante è che non caschiamo di sotto. Spara, spara. Brutto scemo, spara. Anneggia te, anneggia, anneggia te, anneggia te. Ok. Voi vedete il mio portale? No, coordinate grazie. Meno 95. No, così aumentano però. No, no, meno, no, 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 così aumentano tantissimo. Meno 96, 143. Quindi, ok, andiamo in questa direzione. Io non mi ricordo più neanche le coordinate del mio portale. Ora, subito. Allora, di sicuro dobbiamo andare in quella direzione. E su questo non c'è dubbio. Perché ricordo che erano meno 10, può essere una cosa del genere. Qui ci sono altri resti di dinosauri. Ok, sotto c'è uno scheletro. Staremo andando nella direzione giusta? Non lo so, però di sicuro dobbiamo mangiare. Che non sarebbe, che non è male come cosa. Ok, così abbiamo nuovamente tutta la barra della vita piena. Lo scheletro è despawnato. Questa cosa a noi ci piace tantissimo. Forse sta di qua. Questo forse è lo scheletro che abbiamo distrutto noi, perché è fatto proprio è una cacata sto scheletro così. Quindi penso di sì, questo è quello che abbiamo rotto noi, quindi siamo vicini al nostro portale, ma di preciso non mi ricordo dove. Zio, hai rotto le scatole.
Aia, hai rotto pesantemente le scatole e sarai punito per questo. Spara, spara. Spara, bastardo che non sia alto. Ok. E lui l'abbiamo punito. Mangia nuovamente l'anguria. Ne abbiamo di bisogno. Sì, comunque, prossima volta nel Nether, signori, ricordiamoci di farci un arco perché è di vitale importanza. Allora, forse veniamo di qua noi. C'è tanto fuoco, c'è tanta lava. Non ricordo che noi abbiamo preso una zona dove c'era tanto fuoco, però da qualche parte andremo a finire. Ok, non è una parte interessante. Dove cazzo è il nostro portale? Allora, meno male che abbiamo il nostro bellissimo sacro libro delle scritture. Meno 23 e meno 10. E 55, meno 23, meno 10, 55. Allora, intanto mettiamoci nella direzione fattibile. Meno 23, quindi dobbiamo tornare indietro di qua. Meno 10 e 55, quindi dobbiamo comunque salire. Ok, sali, 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 sali. Sali, vai di qua. Occhio a non cascare. Occhio a non cascare. Ok, tra l'altro io sto camminando con le coordinate che non si vede assolutamente nulla, però va bene, però va bene. Ora, qui sto in una zona più vicina al nostro portale. Dove cazzo è il nostro portale? Ah. Non è possibile che ho fatto tutta questa strada? Non ricordo di essere passato dietro la lava. Ok, siamo calmi. La calma è la virtù dei forti, signori. Noi riusciremo a trovare il nostro portale per tornare a casa sani e salvi. Ci riusciremo. Ci riusciremo, anche perché dico cazzarola. E poi io sono scemo perché due torce le potevo anche mettere. E invece. No, aia, aia! Mi ha sparato qualche scheletro di cacca. È stato meglio perché mi ha fatto cambiare strada. Ok. Là c'è della luminite. Sono sempre più perso. Va bene, signori, rapido taglio. Meno 100. Meno 100 è un po' esagerato. No, 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 no. Ok, signori, rapido taglio. Vedo di ritrovare il portale e tornare a casa. Signori, catastrofe. Catastrofe. Siamo morti. Siamo morti, ci ha ammazzato uno scheletro mentre vagavamo nel nulla più totale. Mentre vagavamo nel nulla più totale, ci ha ammazzato uno scheletro. Giustamente, non riuscì con l'anguria, non riuscivamo a recuperare minimamente la salute. E siamo morti, ed è un problema. Ed è un problema. Dobbiamo cercare di capire. No, 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 io però ho fatto un danno. Ho fatto un piccolissimo calcolo. Fuori dal mio regime, sì, mi serve quantomeno qualcosa d'oro perché se no non arriviamo nemmeno all'angolo. Cerchiamo di capire dov'è la mia roba, signori. Cerchiamo di capire dov'è la mia roba. Io. Niente, signori, è finita. Abbiamo beccato di nuovo due scheletri che ci stanno ammazzando male. È finita così. Signori, 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 sto per lanciare il gioco. Va bene, va bene. Stop. Stop così, signori. Stop così. Dovremmo rifare tutto da capo. Dovremmo rifare tutto da capo, signori. Domani è un nuovo giorno. Domani è un nuovo giorno e vedremo cosa riusciremo a fare.